Siamo pronti per metterci in contatto con il 3, pronto per... intanto come lo stai vivendo questo festival, questo Sanremo? Ciao Guido, il 3 con noi, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, grazie dell'invito. Io mi sto divertendo molto, diciamo che alla base di tutto ho messo il divertimento e poi chiaramente penso a fare anche una bella figura possibilmente. Parliamo un pochettino di Fragili? Insomma, certo. In che momento l'hai scritto? Perché è un testo veramente molto particolare, molto impegnato anche. Sì, sì, beh, chiaramente Fragili è una canzone che è nata parecchi mesi fa e diciamo nasce in seguito ad un periodo un po' scuro, tra virgolette, che ho vissuto, ma dal quale è nata questa bellissima canzone. Quindi comunque da un periodo, diciamo, negativo, poi è nata una cosa positiva. Più che positiva. Esatto. E poi nulla, insomma, parla, diciamo, delle fragilità vissute dal mio punto di vista. Sì. E spero che tutte le persone, diciamo, possano ritrovarsi in quello che ho scritto. Allora, intanto, parlando ovviamente di Fragili, che fa parte del tuo album Invisibili, dove ne uscirà una nuova versione dell'album, vero? Esattamente il 9, giusto? Sì, uscirà il 9 febbraio una nuova versione di Invisibili, con all'interno anche Fragili, sì, chiaramente. E nulla, quindi chiaramente spingeremo anche il vecchio disco che è uscito qualche mese fa e faremo una bella cosa, dai. Ecco, il tuo pubblico cosa ti dice di Fragile? Tu sei molto attivo sui social, insomma, cosa dicono i tuoi fan? Sì, io mi sto basando anche sui feedback, diciamo, delle persone che ascoltano il pezzo e quindi sono molto soddisfatto, ti dico, perché sto ricevendo tanti pareri positivi, poche critiche, perché comunque anche quelle ci sono, però veramente poche rispetto alla quantità di affetto e di, diciamo, commenti positivi. E l'affetto che stai ricevendo invece nella Città dei Fiori com'è? È meraviglioso, qui è sempre pieno di persone che non vedono l'ora di supportare gli artisti che stanno in giro per la città. Ecco, ma tu, perdonami, Sanremo lo seguivi? Sì. Perché tu sei giovanissimo, ma Sanremo, il festival, lo seguivi? Beh, come si dice, Sanremo è Sanremo, quindi chi è che non l'ha mai seguito? Io l'ho, poi da musicista, capirai, l'ho sempre guardato e l'ho sempre in un certo senso giudicato, tra virgolette, che stavo sul divano, no? Come tutti, sì. E dicevo questo mi piace, questo non mi piace, quindi insomma è stato figo poi prenderne parte. Ecco, ma l'emozione c'è? Insomma, l'emozione del festival, del palco dell'arco? Vabbè, certo. Certo che c'è l'emozione, diciamo che un palco così, così importante non può non suscitarti la più grande delle emozioni. Ecco, quindi, la prima serata eri l'ultimo. Sì. Ecco, sì. A doverti esibire. Come l'hai vissuta, ecco, questo appuntamento alla fine del festival? L'ho vissuta in maniera molto serena, cioè comunque qualcuno doveva pure essere ultimo, no? Perché proprio io... Sicuramente, sì, sicuramente. No, però mi sono divertito, è stato bello. E scusami la mia curiosità, cosa hai fatto? Eri là che lo guardavi? Semplicemente ero sul letto dell'hotel in pigiama fino a luna di notte. Allora, poi mi sono cambiato e mi sono diretto verso il teatro. Dopo Sanremo cosa ti aspetta? Te lo sai? Io no, non lo so. Appuntamenti, non lo so, importanti che ti vedranno anche così protagonista. Credo, se non ricordo male, c'è qualcosa a Roma, vero? Sì, abbiamo il Palazzetto dello Sport il 9 novembre, sì? Ma sicuramente poi ci sarà un altro tour estivo, perché insomma incontreremo tutte le persone che ci supportano, quindi anche uscire da Sanremo sarà bello. Ma ti ha cambiato un pochettino questa popolarità, questo essere tanto amato dai giovani, oppure insomma sei sempre lo stesso, il Guido di sempre? Guarda, io ho il difetto di essere sempre me stesso, difetto o pregio, dipende, interpretalo come vuoi tu, e purtroppo, per fortuna, difficilmente qualcosa mi ha mai cambiato nella mia vita, però sicuramente mi fa percepire le cose in maniera differente, in senso chiaramente più che positivo.
Allora, intanto grazie per essere stato con noi e incrociamo le dita per te, in bocca al lupo. Certo. E veramente complimenti, grazie ancora. Grazie. Ciao, grazie. Ciao al 3 per essere stato con noi. Radio Jukebox.